Laterale. Io credo che l'Inter debba evitare il fioretto all'interno della propria metà campo a ridosso della sua area di rigore, perché lì la pressione dei giocatori del Frosinone è selvaggia. Evitando, sai come si deve fare evitare la pressione? I centrocampisti devono Mkhitaryan, lo stesso Çalhanoğlu, devono lanciare lungo. Ora Di Marco sulla corsia di sinistra, pallone in mezzo, Barella contro il contotempo, Lautaro Martinez, Durati, parata pazzesca dell'estremo difensore del Frosinone sulla girata di prima intenzione del Toro all'altezza dei 12 metri, non di più, ha cercato e aveva anche trovato l'incrocio dei pali alla destra dell'estremo difensore Frosinante, che con un balzo felino è riuscito a toccare il pallone con la punta delle dita del guantone destro a mettere il pallone in angolo. Grande azione dell'Inter, no, grande ripartenza in campo aperto, un'azione meravigliosa, tre passaggi l'Inter, naturalmente tutto parte dal lancio di Mkhitaryan a Di Marco, Di Marco mette il cross in centro, Barella per Lautaro Martinez, tiro al volo, parata strepitosa da parte di Turati, strepitosa veramente. Darmian, Barella a destra, il cross che parte, ancora Turati ad attendere lì il pallone e a farlo suo in presa solida nei pressi della sua area piccola. Grandi applausi per Stefano Turati, assolutamente protagonista di questa partita nell'azione che vi abbiamo contato poc'anzi in diretta, azione che si è conclusa con la gran conclusione di Lautaro Martinez, altrettanto prodigioso per l'intervento dell'estremo difensore di Eusebio Di Francesco, che è andato a togliere proprio le ragnatele dal suo sette, mandando il pallone in corner. Ancora ai primi 43 minuti, ora l'Inter prova a uscire, Mkhitaryan che cattura un pallone all'altezza della prova, tre quarti servito di Marco a sinistra, il tentativo di tiro dalla lunghissima distanza, rete! Ha segnato l'Inter, un gol pazzesco di Federico Di Marco da 50 metri, ha cercato e trovato l'incrocio dei pali con Turati, che questa volta semplicemente aspettava il pallone leggermente in posizione più avanzata, perché insomma tutto si poteva aspettare meno che da lì Di Marco riuscisse a disegnare questa traiettoria incredibile, e l'Inter in vantaggio per 1-0. Francesco, è una cosa pazzesca, poche volte ho visto un gol del genere, se ne vedono dalla metà campo, ma questo è pazzesco, non si è capito se volesse fare un cross, lanciare sulla destra, oppure, però ha visto il portiere che era fuori dai pali, il pallone è finito all'incrocio dei pali alla sinistra di Turati, che si era comportato egregiamente fino ad ora. Qui un po', chiaramente un po' di responsabilità ce l'ha, perché era fuori dai pali, ma non se l'aspettava nemmeno lui, come noi, certo. Non ce l'aspettavamo nemmeno noi, un gol incredibile. Le partite chiaramente si risolvono anche con questi gol qua, con queste qualità qua, e Di Marco quest'anno lo sta dimostrando, non solo quest'anno, anche negli anni precedenti. Sì, erano 40-50 metri, non pazzesco, so nemmeno io. Pazzesco. È riuscito un gol come in una Coppa dei Campioni di Florenzi al Barcellona. Sai che penso che l'abbia voluto, perché l'ha cercata, perché l'ho osservato nel replay un paio di volte, lui non ha guardato a destra dove c'erano gli inserimenti dei suoi, perché solitamente fa così, alza la testa e guarda gli inserimenti. Vai, attenzione, vai. Che ruba palla l'Inter ancora con Turam, Turam al limite sulla sinistra, Mkhitaryan è fermato all'ultimo momento, per due volte riesce Monterisi a allontanare il pallone, cerca adesso di non smarrirsi il Frosinone. È chiaro che subire un gol così alla fine del primo tempo, dopo aver condotto una frazione di gioco praticamente perfetta, può comportare un danno psicologico al morale, sì, non indifferente. Adesso il Frosinone deve reggere da qui fino alla fine del primo tempo, e l'Inter deve capitalizzare su questa prodezza del suo esterno sinistro, ovviamente osannato dal pubblico di San Siro. Ma un gol, ma anche raccontarlo è complicato, perché torno a dire, ha guardato i suoi compagni in l'inserimento, ma lui ha calciato, ha visto il portiere, ha alzato la testa, ha visto il portiere. Attenzione al Frosinone, davanti Martizza con il cross, Darmian che allontana, Darmian sta giocando ancora una partita di un'affidabilità pazzesca, poi Barella che non riesce a... Fascia, perché fanno girare molto palla il Frosinone, per cui lui è sempre presente. Detto questo, si deve occupare anche di una fase difensiva, perché insomma, ecco qua. Scivola Okolì questa volta, e allora Turam può andare, entra in rigore, passo dopo la palla sulla sinistra, una dribbling con il secondo, calcio di rigore. Calcio di rigore in favore dell'Inter, è stato atterrato nettamente da
crediamo proprio da Monterisi, dopo il primo dribbling Thuram è scivolato per una volta con lì e Thuram se n'è andato. Ma vedi, questa è la qualità dei singoli, sì, ci sta lo scivolone da parte di Okolì, ci sta, ma guarda cosa ha fatto, dobbiamo raccontarlo cosa ha fatto, sì. Thuram, perché se non è che si è trovato la porta, primo dribbling su Marchizza, primo dribbling su Marchizza, l'ha messo a sedere su Monterisi, secondo su Monterisi, e Monterisi entrando in scivolata nell'area piccola l'ha messo giù, praticamente ha fatto due dribbling, si è trovato davanti al portiere, poi è stato atterrato, cioè tutto sembra tutto scontato, tutto no, facile, non è così. C'è Çalhanoğlu che si incarica di battere questo calcio di rigore, Çalhanoğlu contro Turati, la breve rincorsa a parte del giocatore turco alla sinistra della nostra postazione sotto la curva nord, feudo del tipo interista, possibilità del 2-0 del raddoppio per la formazione allenata da Simone Inzaghi, l'arbitro che va a verificare che tutto si svolga regolarmente all'esterno dell'area di rigore, Lautaro Martinez che si arrabbia un po' con lo stesso Dionisi, si perde un po' di tempo perché ci sono due calciatori, Federico Di Marco e proprio Monterisi, che vanno a parlottare con la direttore di gara, ora è tutto pronto per l'effettuazione. Sta aspettando, stanno facendo il checking, infatti ho visto forse che l'ha detto, no l'ha dato. L'ha dato confermato, l'ha dato. Ma era rigore, sì, netto, sì. Era rigore netto, intanto Çalhanoğlu in corsa di 3 metri, il destro rete, spiazzato Turati, ha raddoppiato l'Inter. Esattamente al terzo minuto nel corso della ripresa cambia ancora il parziale al Giuseppe Meazza, ora l'Inter è in avanti di 2 gol, ha raddoppiato Çalhanoğlu su calcio di rigore, il fallo netto di Monterisi ai danni di Thuram in azione solitaria nell'arco, nell'interno dell'area di rigore della formazione di Eusebio Di Francesco, che è sotto di 2 gol, forse al di là dei propri demeriti. Ma questa è la forza dell'Inter, lo dovevo dire Francesco, questa è la forza dell'Inter, tutti dicono, compreso il sottoscritto, scritto, stiamo dicendo che la rosa dell'Inter è la rosa che ha più qualità, è la squadra che ha più singoli eccetera eccetera, è questo, tu concedi un paio di distrazioni, Di Marco ti fa gol, Thuram dribbla 2 giocatori, si procura il calcio di rigore, Inter in vantaggio 2-0, e se tu pensi da quello che abbiamo visto delle due squadre in campo dal punto di vista del gioco è un po', è molto strano, però l'Inter sta vincendo 2-0. Sì, insomma, e poi i campioni fanno sempre la differenza, sì. Thuram è un giocatore di qualità superiore, lo ha fatto vedere in questo caso, si è guadagnato un calcio di rigore che poi Çalhanoğlu è andato immediatamente a trasformare, e quindi l'Inter ha messo la partita in discesa, il doppio vantaggio che consentirebbe alla formazione di Simone Inzaghi di rimpossessarsi della vetta della classifica, staccando di 2 punti la Juventus, in attesa dopo la sosta andare allo scontro di letto allo Juventus Stadium proprio tra i bianconeri e la squadra nerazzurra. Intanto ancora che dire, prova adesso a sfidare Sensi, il quale lo costringe ad allontanarsi dai 16 metri, siamo al 48esimo, quasi 1 minuto e mezzo da giocare, salvo ulteriore extra time che crediamo l'arbitro non vorrà concedere. Arnautovic con questa palla, Barella è lì a sfidare Sule, lo evita con un dribbling verso il centro del campo, servito Sensi, spalle alla porta, anche lo riprese con Marchizza, riesce a liberarsi, a servire Fratesi in area, Fratesi ancora lui, destro, è la parata centrale questa volta di Turati con colui che si rifugia in corner, crediamo che su questa azione si chiuderà la partita, Inter che ha legittimato, e ci mancherebbe altro, il doppio vantaggio e quindi la vittoria e quindi il riconquistato primato in classifica a ridosso della sosta, la sosta che ricordiamo le 2 partite della nazionale di Luciano Spalletti, 17 poi marzo. Quello che succederà dopo la sosta non si sa, non si sa, c'è il partitone, c'è la classica, esatto, c'è Juventus-Inter, però adesso non è si giusto... sa come ritornano i giocatori, esatto, dalle trasferte, dalle nazionali, però è giusto parlare di questa nazionale di Luciano Spalletti, sì, delle 2 partite, sì, 17 bravo, marzo, Stadio Olimpico, bravo, di Roma, facciamo contro la Macedonia del facciamo Nord, facciamo in bocca al lupo alla facciamo nazionale, in bocca al lupo alla nostra nazionale, che certo seguiremo ovviamente con le onde di Radio 1 minuto per minuto in questo doppio confronto, ripetiamo, 17 marzo sera, Stadio Olimpico di Roma contro la Macedonia del Nord, che ci ha fatto tanto piangere a Palermo 3 anni fa, poi la partita all'Everkusen il 21, campo neutro contro
l'Ucraina attacca ancora il Frosinone in questi ultimi scampoli di partita, è già scoccato il 49esimo il cross di Ocon, la partita finisce qui, l'Inter ha battuto il Frosinone per 2-0, le reti al 44esimo magnifica di Federico Di Marco da 40 metri dalla linea laterale sinistra, ha trovato una traiettoria imprendibile per Turati e poi nella ripresa, all'inizio della ripresa, al terzo minuto, lo slalom di Thuram in area di rigore, l'atterramento dei suoi danni ad opera di Monterisi, il calcio di rigore realizzato da Çalhanoğlu. A me non resta che ringraziare i gentili ascoltatori per la preziosa collaborazione tecnica, Daniele Bulgarini per i più che mai opportuni interventi, accanto a me in postazione cronaca, buonanotte Fulvio. Grazie Francesco, buonanotte a tutti voi.